sono Torquato. Ciao. Ciao. E YouTube. Ciao. Prego. Allora ragazzi, siamo venuti in studio. Siamo in uno studio di registrazione a Milano. Siamo qui con nostro Marco. Mi devo introdurre da solo? Ciao ragazzi, sono Marco. E ho iniziato a bere intorno ai 20 anni. Ragazzi, se ci vedete senza mascherina, noi siamo tamponati, freschi freschi dell'altro giorno. Proprio perché commenteremo live la diretta della UCI Downhill World Cup. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in Slovenia, a Maribor, Marco Aurelio Fontana, questa è la mia voce, sono accanto a Torquato Testa, ciao Toto. Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Ieri abbiamo fatto la nostra prima esperienza in questa cabina. È stato molto molto figo, è stato divertente, ci siamo buttati in una cosa nuova perché a tutti gli effetti è abbastanza nuova. Io ne avevo fatto una in Val di Sole l'anno scorso ma non ero in uno studio così. È stato molto divertente, tra l'altro secondo me come coppia funzioniamo bene perché ognuno c'ha il suo stile. Diciamo che lui è la parte, la voce sapiente. Infatti c'ho la camicia. Io invece sono un po' il ragazzino, ok? Quindi siccome in realtà questo video io ho detto ma vorrei mettere nel video una parte in questo studio per raccontare semplicemente un attimo questa esperienza che è unica secondo me, non l'ho mai fatto una roba del genere, però io cioè non è che posso fare semplicemente tutto un video su questa cosa, quindi cosa posso sfruttare? C'è Marco, questa cosa non lo so, lui non lo sa, adesso è davanti alle telecamere, gli diciamo Marco, organizziamo una volta che viene al Monza Pizza Viper. Oh là. Sì, anche perché a fare i salti andiamo male, raga. Per qualche motivo a fare i salti andiamo male. Quindi ho bisogno di un corso veramente veloce per farmi fare delle cose. Esatto. Cioè, mi piacerebbe che tu mi insegnassi a girare con una certa scioltezza. Deve portare un po' di... un po' di dirt su questi pantaloni bianchi. Sono passate 2 settimane esatte dall'ultima click che avete visto. E cavolo, Marco proprio... io ci ho provato a convincerlo a venire ma... oh, si tirava indietro. Non voleva venire. Incredibile, non lo so. Tu cosa dici? Non sei indignato? Non vuol venire. Cioè, non è che lo puoi costringere uno. Se ce ne voglia ad andare in bici ci va. Se no non ci va. No ragazzi, l'abbiamo portato. Sono riuscito finalmente a portarlo. Abbiamo quindi il nostro Marco Aurelio Fontana al park. In realtà io ho dato per scontato che ti conoscessero. Poche parole, chi sei? Faccio cross country. Ho sempre fatto cross country nella mia vita. E lui dice faccio cross country. Ma in realtà ragazzi, atleta terzo alle Olimpiadi nel 2012. Atleta Red Bull. Valore aggiunto massimo estremo. Quindi ragazzi, io sono curioso di farlo girare in dirt. E io sono un botto curioso di ritornare su un biciclettino da dirt con le ruotine da 26. Esatto. Io ho un obiettivo per questo video, sì. Che in realtà è darti lo stile dirt. Wow, bella questa mi piace. Lo stays, come direbbe esatto, un amico, lo stays. Quindi siamo pronti ragazzi. Oh. Mamma mia, male. Sembra piccola? Siamo abituati qua a bici nettamente più grosse, ragazzi. Ma poi tra l'altro questo video sai cos'è utile anche? A far capire a tante persone che sono scettiche, che tanta gente dice no, io giro in enduro, quindi io non giro in pantera perché per me il mio sport è l'enduro. Posso la pantera non cosa? Serve a niente. No! Raga, guardate che la roba più importante per girare in bici è far sta roba qua. Adesso dirt jump è un po' diverso. Esatto, i trick è un'altra cosa. I trick è un'altra cosa. Però girare in pump, girare in pista da BMX è tutto. Esatto. Tutto, se tu lo fai esatto. Da piedi, tutto. Uno dei miei problemi in realtà è il judging speed, sì. Sai che io parlo sempre inglese. Sì. Perché in genere quando vai forte fai sempre tanta velocità, certo. No? Qui sei in bolla, non c'è mica la discesa, no, non c'è esatto. Mica il motor. Quindi esatto. Praticamente quando sbagli una cosa devi essere molto più bravo a recuperare, no? A riprendere quindi la velocità. Per esempio puoi partire da fermo, esatto, in cima bravo. Una roba, copi e poi esatto. Fai tutto. No! Cacciaglielo duro! Dai! Oh, passato! Sì! Sì! E c'è? C'è! Questo mi è piaciuto questo giro. Questo è il passaggio. Step 1 è confidenza. Quant'è il biglietto giornaliero? Cioè non è che si faccia più giri, costa di più, no? Allora
Allora, ho un consiglio per te, Marco. Primissimo consiglio che ti do per lo stile dirt. Salti bene, ma la cosa per imparare il vero stile dirt è la gamba. Ginocchio deve essere stretto sul telaio. Il vero dirt rider, ragazzi, tiene il piede non sul pedale preciso, ma il vero dirt rider ha il pedale un po' sulla pedivella. Attenzione. Voglio vedere il ginocchietto stretto io. I'll do my very best. Oh! Eccolo lì. Dai. I do it for the fans, not the cameras. Made 100 bands and I took a flight to Paris. Seen her on the gram, but you know I got my standards. If you're talking to me now, better mind your manners. Cause you know I do it for the fans, not the cameras. Made 100 bands and I took a flight to Paris. Seen her on the gram, but you know I got my standards. If you're talking to me. Consiglio numero uno, fantastico. Cambia già tanto tanto, nel senso che a ginocchi aperti, a piedi più larghi, la bici non la senti bene. È come guidare un triciclo così. Per più ci stai vicino. Esatto. Bravo, hai perfettamente capito il motivo per cui si tiene il ginocchietto stretto. Non lo somiglia un botto a me, Jones, quando salta? Guarda, è me, Jones. Prendo un complimento. Ci assolutamente, sta. È un ottimo complimento. Non ero nessuno. Tu hai mai preso una rampa da dirt nella tua vita? E questo, ragazzi, guardate che è veramente un contenuto, ragazzi. Cioè, io vi porto un atleta olimpionico che vi fa la rampa da dirt. Ragazzi, l'iscrizione al canale è obbligatoria, mi spiace. Ho paura che mi scalci, ma perché? Sostanzialmente quando tu arrivi, esatto, sotto, se tu hai un po' più paura che ti rigidisci, quando, esatto, esci dalla rampa, va, va, esatto, va, 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 va. La rampa ti scalza se tu ti schiacci in rampa. Quindi io non devo arrivare e schiacciarmi sulla rampa, bah, no, e poi quando esci. Stai su, quando sei davanti alla rampa, su bello solido, in cima alla rampa con la tina leggera. Bello. Com'è la sensazione? Bro, devo dire una cosa che è un po' da paraculo perché va verso la tua. Però se hai un bravo mister è tanto più facile. Nel senso che quando tu sei convinto che quella, esatto, cosa lì sia giusta, esatto, la psicologia sportiva. Non devi, bravo, mai pensare. Se io ti dico non pensare alla scimmia blu in basso in alto a destra, tu a cosa pensi? Sei un po' beffeggiato. Mi sento un po' più confident, quindi la rampa non mi spaventa. Se arrivo sotto posso arrivarci anche più veloce, okay. Quindi non la subisco, okay. La prendo come attrezzo per, perfetto, fare cose. Chiedo a te perché tu sei un maestro, come dicono in Calabria. Se ci devo giocare un pochino sulla rampa, cioè se per whippare un po' decentemente è in rampa che devo fare. Allora, secondo me in dirt, a differenza del downhill, il consiglio all'inizio proprio, anche per whippare, di uscire dritto. Perché se la inizi a muovere in rampa non torni più indietro. Il giro che hai fatto adesso era bellissimo, il momento che hai fatto, hai visto che sei rimasto leggermente storto. Sì, nel landing. Però puntare invece leggermente, non sì, che tagli la rampa secca, però leggermente dall'altra parte e rifare lo stesso movimento. Quando tu esci, sei dritto, ok? Muovi la bici e tieni le spalle dritte. Perché sai, la gente crede che gli atleti dal nulla imparino le cose. Invece l'atleta è proprio, è semplicemente determinazione, costanza determinazione. Sto registrando, No, guarda che it's time. Di là, il mulch? Sì, il mulcino, quello piccolo. Sì. Iniziamo a farlo dritto. Iniziamo a farlo dritto perché poi devi flipparlo. Flippiamo, ragazzi, se questo video raggiunge almeno un 15.000 like. Ragazzi, mi raccomando, sotto i 15.000, sennò mi tocca girarla. Allora, ragazzi, il coach ce l'abbiamo. Sono contento perché ho un po' paura anche adesso. Bello, ma è questo il bello. Un that po' feeling, that song. Esatto, è quello che cerchiamo. E a
allora sei bravo solo te. Com'è? Figo. Guarda che vedo il sorriso. Io vedo un sorriso grosso qua. Bello, sai perché? Perché io in genere quando ho i salti, se c'è una rampa stronza, ci arrivo sempre un po' impaurito, sì? Quindi tendo sempre ad arrivare molto molto corto. Mentre adesso sono arrivato decisamente lungo. Esatto, sei arrivato un po' lungo. Molto sereno. Tranquillo, però. Esatto. Questo è molto diverso, dà una bella, cioè dà una grande soddisfazione. Oh, figo. Adesso ho Adesso devi provare proprio a fare quello che ho fatto prima sul bag, quindi... Oh, ma bruscino! Ah. Oh. Allora, il nostro Marco deve andare a recuperare una macchina. La vedrete? La vedrete? No, sul suo canale, ragazzi, sul suo canale. Comunque, io non so quali altri canali vi portano questi atleti. Io ringrazio Marco che sei stato gentilissimo a venire a girare, a provare il park. Spero ti sia piaciuto il park. Mi è piaciuto un botto. Comunque lo tenete veramente da re, siete molto molto bravi. Tu come teacher sei molto molto bravo, fine in poche ore. Sì. In un pomeriggio siamo partiti da una pump track che abbiamo girato su delle rampe comunque esatto. Non sono il mio pane, anzi sono molto lontano da quello che è il mio pane. L'ho fatte tra l'altro con molta confidenza, mm-hmm. Non proprio lo stis che cercavamo, ma non è vero, perché lo stis l'hai messo perché mm-hmm. Il ginocchio stretto io l'ho visto, la whippata l'ho vista, mm-hmm. È ovvio ragazzi che lo stile si acquisisce piano piano nel tempo con costanza e tanta dedizione, quello ve lo dico sempre nei video. Se ricordatevi che se questo video arriva a 15.000 like qua next level, cioè ci divertiamo ragazzi, mi rilascio il casco per sicurezza. Ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, che mi supportate. 70% della gente che guarda questo video non è iscritto. Va bene, basta, bella Marco, ci vediamo alla prossima. Sì.